L'8 giugno 2013 il Comune di Castello d'Argile ha conferito la cittadinanza onoraria ai ragazzi e ragazze di origine straniera nati in Italia, alla presenza del sindaco Michele Giovannini e del consigliere regionale Paola Marani. L'evento, organizzato dal Comune di Castello d'Argile in collaborazione con AIFO e con la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna, è la conclusione di una serie di incontri nelle scuole primarie e secondarie che sono stati condotti nel mese di maggio a cura di AIFO. Il progetto, denominato Alla scoperta degli altri, Italia senza confini, è un progetto di cittadinanza attiva che si propone di sensibilizzare rispetto al tema dell'integrazione degli stranieri e della cittadinanza agli stranieri di seconda generazione. Il significato di questa giornata è duplice per noi. Da una parte il messaggio che vogliamo mandare al governo centrale perché prenda in mano questa legge che è oggi ormai troppo ingiusta e non più adeguata ai nostri tempi. Dall'altra parte abbiamo abbracciato la nostra comunità intera e abbiamo dato un messaggio a quei bimbi e quei ragazzi che non riescono neanche a capire il perché, ma non hanno gli stessi diritti dei loro coetanei, e gli abbiamo detto: per noi siete dei nostri, sentitevi parte della comunità, la nostra comunità è vostra, e quindi insomma un messaggio di solidarietà e di condivisione. Intanto vediamo tanti ragazzi delle scuole che sono venuti, che hanno lavorato ad un progetto, quindi hanno fatto dei laboratori a scuola e hanno capito che cosa volevamo fare oggi, cioè questo atto simbolico di inclusione dei ragazzi che sono nati qui di origine straniera e che sono parte integrante della nostra comunità. E credo che i ragazzi delle scuole elementari abbiano dato un po' una lezione a tutti gli adulti, perché sono venuti in massa e hanno anche detto delle cose molto belle ed intelligenti. L'evento di questa mattina è un evento che completa un po' questo percorso per condividere con i ragazzi una appartenenza ad una comunità che è appunto la comunità nazionale e internazionale, e quindi il rispetto delle regole, il rispetto della Costituzione, alcuni principi e valori fondamentali che sono quelli della convivenza civile, del rispetto reciproco, del rispetto delle differenze culturali. E quindi questa mattina il conferimento della cittadinanza simbolica pure ai bambini stranieri, diciamo che corona alcuni di questi valori che stanno dentro a quella che è un obiettivo che la nostra regione ha: aiutare i ragazzi a crescere in una società multietnica, nel rispetto reciproco e con l'obiettivo di costruire davvero un paese dove si elimini la parola razzismo, le parole razzismo, intolleranza, discriminazione. Siamo contenti, speriamo che venga fuori la legge, così prendono, dato che sono nati qua, è giusto che prendano la cittadinanza qua. Tutta Italia deve prendere esempio dal Comune di Castello d'Argile. Questa è una bellissima iniziativa che si dovrebbe fare in tutta Italia per tutti i bambini nati qua, nati e cresciuti, perché sono 100% italiani. Non devono essere considerati stranieri per colore della pelle. Noi collaboriamo da anni col Comune e facciamo alcune iniziative rivolte in particolare alle scuole. E il ruolo che abbiamo avuto in queste iniziative è stato proprio quello della progettazione in comune di tutte le varie attività che si sono concluse con questo evento di oggi, ma che hanno visto un percorso che è durato praticamente tutto il mese di maggio, con laboratori all'interno delle scuole elementari e medie, con l'elaborazione poi dopo dei prodotti che si vedono qua esposti, fatti dai ragazzi, e poi in questo momento con la consegna della cittadinanza onoraria. Questa doveva essere una giornata di festa, certo c'è la celebrazione, il momento importante, ufficiale, ma è anche importante che i ragazzi la vivano come una grande festa, perché è una festa di tutta la comunità questa. Aspetta che c'è la telecamera, sorridi! Ogni cittadino che viene, che nasce in Italia, deve avere, anche se è straniero, di origine straniera, deve avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Cioè,
bella. Guarda, io l'ho presa. Sì, io sono molto contento di essere cittadino italiano e avrò tutti i diritti come i miei amici. Non è giusto che vengano esclusi ragazzi di origine straniera e che sia giusto onorarli davanti alla comunità di far parte di questa, di ricevere la cittadinanza onoraria. Mi consegnano la cittadinanza onoraria e adesso stanno provando di togliere lo ius sanguinis per mettere in campo lo ius soli. Questa legge dà la cittadinanza solo se si ha una discendenza italiana. Per me è giustissimo mettere lo ius soli perché chi è nato in Italia deve avere assolutamente la cittadinanza. Quando compiono 18 anni il permesso di soggiorno dei genitori, che hanno sempre usato quello, non vale più e devono procurarsene uno loro. Però per avere un permesso di soggiorno devono o lavorare o studiare. Per cui se già con la crisi è molto fatica trovare lavoro anche per un italiano laureato, poi se per disgrazia non riescono neanche a permettersi gli studi, sono, fra virgolette, fregati, perché tagliati fuori. Siamo venuti qua insieme alla scuola per questa iniziativa che secondo me è molto bella perché permette ai ragazzi di essere tutti uguali. Un saluto ai miei compagni e perché oggi finisce la scuola, è un giorno molto divertente per me e per i miei compagni. Vorrei che avessero la cittadinanza al più presto e fossero italiani e spero che lo diventino presto. Oggi è un giorno, diciamo, speciale. Sì, dai, perché ho ricevuto la cittadinanza onoraria. Io sono nato qui in Italia, però i miei genitori sono nati in Tunisia. Sì, io mi sento italiano perché essendo sono nato qua. Perché non dovrebbero avere la cittadinanza, cioè praticamente sono nata in Italia con tutti gli amici italiani. Direi di sì perché cioè, anch'io diciamo che ci sono un po' in mezzo perché ho padre olandese e madre italiana, quindi però io sono cittadina italiana perché ho la madre italiana, quindi però sono contenta per loro perché così anche loro hanno i nostri diritti, cioè perché anche loro sono nati qui, vivono qui, non sono mai stati nel loro paese di origine dei loro genitori, quindi non sarebbe giusto strappargli tutto quello che hanno costruito in Italia. Diverse sono state le iniziative sul tema della coesione sociale, anche i lavori che stiamo portando avanti assieme a cittadini extracomunitari, stiamo cercando di creare dei gruppi, insomma di fare coesione, quindi penso ai corsi di italiano, penso alle signore che si trovano per realizzare dei cucito e degli abiti, penso alla cena multietnica che facciamo tutti gli anni e tante altre cose. Insomma. Ho dei bravissimi assessori, Tiziana Raisa che è mio assessore alle politiche sociali, è molto attiva e quindi cerchiamo di lavorare al meglio.